Professoressa Isnardi Parente, la Repubblica, e con la Repubblica le leggi, sono per Gadamer una utopia. Egli parla addirittura di viaggi di Gulliver. Questo vuol dire forse che non vi sono parti realistiche? E inoltre, in che consiste il cosiddetto comunismo di Platone? Ma le parti più realistiche della Repubblica sono, anzitutto, la definizione generale della giustizia. Non è di carattere utopico, perché al tipo di giustizia, giustificazione del potere presentato dai sofisti in maniera realistica, spregiudicata, soprattutto da Trasimaco nella Repubblica, Platone contrappone l'ideale di una giustizia che sia distribuzione retta delle funzioni. In fondo è l'uomo giusto al posto giusto. Al filosofo compete il governo, agli altri competeranno altre funzioni nella città. Quindi, come piano generale d'insieme, direi che si parte da un principio che è realistico, anche se Platone voglia presentare non la politica qual è, ma una deontologia politica. Quello che Platone vuole presentare è il dover essere della politica. Quindi già questo motivo non si potrebbe dire utopico. Utopici poi sono gli elementi che Platone aggiunge delineando questa sorta di comunismo ideale, di cui poi parleremo, fatto per impedire qualsiasi egoismo nell'esercizio del potere. Ora, il comunismo platonico poi è una cosa che non ha niente a che fare col comunismo moderno. E questo se ne erano già accorti nel secolo scorso. Appunto, Marx non solo, ma Perlman, ma quelli che scrissero sul comunismo platonico misero già in rilievo molto bene la differenza tra questo comunismo di tipo etico, che è un'abolizione dei legami di proprietà e di famiglia allo scopo di garantire l'assoluta imparzialità, di garantire l'abolizione dell'egoismo nei riguardi del potere, e non ha nulla del comunismo sociale. La Repubblica della classe inferiore si disinteressa quanto a organizzazione. Quello che interessa al Platone della Repubblica è che i reggitori abbiano norme ferree, siano uomini eccezionali che vivono in maniera eccezionale. Ed è un comunismo per pochi, perché Platone non fa altro che dire che i filosofi sono pochi, non sono molti. La filosofia non è per i polloi, quindi c'è molto aristocratismo, però un aristocratismo di questo tipo, traslato. E c'è il comunismo, ma c'è il comunismo legato semplicemente a determinati ceti di governo assai ristretti. Quindi non è il comunismo sociale del popolo, è il comunismo morale dei governanti. Il motivo del filosofo al governo continua per tutta l'attività filosofica di Platone, però con delle differenze sostanziali dalla Repubblica al politico alle stesse leggi. Qual è la funzione del filosofo in queste tre opere dedicate alla teoria politica? Sì, Platone non rinuncia mai all'ideale del filosofo, al filosofo politico, sia pure proiettandolo nell'astrazione, ma è profondamente diverso il modo come concepisce questo nella Repubblica, per esempio, rispetto al modo come concepisce lo stesso motivo nel politico, perché nella Repubblica il filosofo governa in uno stato immobile. Quindi le leggi non dovranno mai essere mutate. Le leggi non si misurano con una realtà che cambia. Questa realtà è messa fra parentesi. Quando Platone nella Repubblica si occupa di questa realtà, come abbiamo detto, è semplicemente per criticarla negli stati esistenti, ma non mai per riprodurla in qualche maniera nel suo stato ideale. Nel politico noi abbiamo invece una molto interessante posizione di confronto del filosofo con la realtà che muta. L'aner politikos, l'uomo politico, o basilikos, l'uomo degno di essere re del politico, è ancora il filosofo, però ha a che fare con una realtà che gli propone delle situazioni mutate e quindi con la realtà sensibile. E la situazione muta e il politico, come il buon medico che cambia la sua ricetta, deve cambiare la legge esistente. La legge è generica, è astratta, è formale, non guarda la totalità dei casi particolari, e invece l'occhio del filosofo può adattarla a quel caso particolare che non risalta appieno nella formulazione della legge. Quindi c'è la posizione del filosofo di fronte a una realtà totalmente nuova. Nelle leggi il filosofo sembra scomparire addirittura. Le leggi sono la prescrizione scritta che il filosofo assente di persona lascia
perché sia attuata per il meglio. La prescrizione riguarda sempre una città vergine di esperienze negative, una colonia fondata ex novo, ma in un ambito relativamente di relativa attuabilità. Come rispunta il filosofo? C'è un momento in cui, per esempio, Platone, parlando delle leggi, dice che le leggi di per sé dovrebbero contenere dei proemi persuasivi, di per sé non bastano a persuadere, e anche qui però affida allo scritto questo proemio. La legge è una grande rivalutazione della parola scritta. Il proemio deve essere preposto dal filosofo alla legge in maniera da dare ad essa quella forza di convinzione e togliere ad essa quel carattere tirannico che avrebbe se fosse lasciata nuda e cruda, senza nessun avviamento propedeutico. Poi nelle leggi c'è, alla fine, un ritorno all'ideale dei filosofi al governo, ma un ritorno moderato, mediato. I filosofi devono costituire un consiglio che si occuperà dei costumi e che si occuperà della religione. Quindi non direttamente si occuperanno delle leggi. Le leggi saranno lasciate a buoni magistrati, rispunta l'ideale dei filosofi consiglieri, che avrà poi tanta importanza. E poi vorrei ancora aggiungere la settima epistola, di cui adesso parleremo. Nella settima epistola Platone riprende una frase lasciata in tronco nella Repubblica, cioè che la vita degli stati non cambierà effettivamente in meglio fino a che o i filosofi non governeranno o i governanti non si convertiranno alla filosofia. Nella Repubblica si svolge solamente il tema dei filosofi al governo. Nella settima epistola c'è la descrizione del tentativo fatto da Platone per attuare l'altro corno del dilemma, cioè cercare di far diventare filosofi gli uomini che sono già al governo. Presi dunque a considerare i fatti e gli uomini che si occupavano delle cose politiche e le leggi e i costumi. Quanto più li esaminavo e avanzavo in età, tanto più difficile mi sembrava poter amministrare rettamente gli affari dello Stato. Senza amici e compagni fidati era impossibile agire. Le leggi scritte e i costumi andavano sempre più corrompendosi con straordinaria rapidità. Tanto che io, che da principio sentivo vivo lo stimolo a prender parte alla vita pubblica, considerando queste cose e lo scompiglio che regnava dovunque, finii per restare stordito. Non rinunciai a studiare la situazione per vedere se ci fossero dei miglioramenti, specie nel governo, ma aspettavo per agire le circostanze opportune. Alla fine mi resi conto che tutte le città di allora erano mal governate. Le loro leggi si trovavano in uno stato che era praticamente incurabile senza una straordinaria preparazione unita ad una buona fortuna. E fui costretto a fare l'elogio della retta filosofia e a dire che solo essa consente di vedere ciò che è giusto nelle cose pubbliche e in quelle private. Dunque, le generazioni umane non si sarebbero mai potute liberare dalle sciagure finché al potere politico non fossero giunti i veri e autentici filosofi, oppure i governanti delle città non fossero divenuti, per una grazia divina, veri filosofi. Certo, noi siamo molto distanti dagli ideali di Platone e dalla visione che Platone aveva della politica. In che misura possiamo parlare di una fortuna storica degli ideali politici di Platone? Dunque, la fortuna storica è stata anzitutto dell'ideale dell'educazione dell'uomo politico, perché questa veramente dal mondo romano, che la assorbe, che la attua magari in maniera infelicissima. Basta pensare al rapporto Seneca-Nerone, più infelice di così non potrebbe essere, ma ecco, c'è stato il tentativo di rendere filosofo l'imperatore, l'uomo al governo. E, oppure di diventare esso stesso filosofo, l'uomo di governo, pensiamo a Marco Aurelio, per esempio. Nel mondo romano questo ideale del governante che si tenta di far diventare filosofo o che è lui stesso filosofo esiste ed è ancora una forma di platonismo. E nel Medioevo passa attraverso, in maniera mediata, il Medioevo non conosceva la Repubblica,
però attraverso lo speculum principis, attraverso questo schema politico del specchio di virtù offerta al principe perché si adegui ad esse, che è ancora una forma mediata di platonismo politico. Nel Rinascimento si riscopre la Repubblica ed è una grande riscoperta, la riscopre Gemisto Platone per primo, e è una riscoperta importante, però la si fraintende anche molto, perché se ne fa prevalentemente, non dico in assoluto, alcuni più filologi riescono a leggere meglio il verbo di Platone, ma prevalentemente se ne fa un ideale comunistico generalizzato, se ne fa un'utopia sociale. E allora abbiamo Thomas More e altri, e questa idea si prolunga fino a Hegel. Hegel costruisce sulla Repubblica di Platone in parte la sua idea dell'uomo antico che non conosce ancora, lo spirito non è ancora diventato soggettivo, non è ancora rientrato in sé, è puramente oggettivo, si trasferisce totalmente nell'oggetto, quindi non ci sono quei diritti che sono propri dell'uomo singolo. Del resto questo era già un tema illuministico e del primo Ottocento, dell'età della Restaurazione. E quanto al mito dell'uomo politico da educare alla filosofia, è questa direi che è la forma più costante del platonismo. Pensiamo a Erasmo da Rotterdam, per esempio, pensiamo alla rinascita di questo mito in forma più decisamente platonizzante che non nel Medioevo, nel Rinascimento, la Institutio Principis Christiani di Erasmo, per esempio, importantissima come motivo della possibile educazione nei riguardi di un uomo che sia al governo, in questo caso il giovane Carlo V, e poi ha continuato, la ritroviamo fino all'illuminismo, senz'altro, nel 6-700 continua questo ideale, poi naturalmente con l'Ottocento il pensiero politico imboccherà delle altre strade, quindi c'è una fortuna storica del platonismo. Non so se vogliamo parlare anche della nuova cattiva interpretazione di Platone nei nostri tempi, ma appunto c'è una distorsione ideologica di Platone poi, che avviene nella prima metà di questo secolo. Quando dicevo che Platone è caduto in tutte le mani, è stato tirato da tutte le parti, Platone effettivamente è stato inteso nelle maniere più diverse. Allora, Platone è stato visto come un precursore del fascismo, è una interpretazione profondamente errata, che continua fino a Popper del resto, no? In forma più sfumata e più articolata, ma Popper contrappone Platone alla great generation dei sofisti e di Socrate, al liberalismo dei sofisti di Socrate. Questa interpretazione è profondamente errata, perché se il fascismo è il razionalismo, lo stato di Platone è la deontologia della ragione. In Platone c'è aristocratismo e autoritarismo, ma non c'è niente dello spirito della dittatura moderna. C'è il trionfo della ragione, non c'è il trionfo dell'attivismo irrazionalistico. È il trionfo della ragione visto come puramente ipotetico, poi, visto come qualcosa di possibile solamente. Appunto, torniamo alla frase della fine del nono libro della Repubblica, possibile solo nel cielo, cioè è qui il paradigma in Tauro, no, l'esempio, l'esemplare del cielo, è certamente un modello ideale.